tutti guerrieri e guerriere Sailor, bentornati in questo mio nuovo video. Io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi non parliamo di Sailor Moon, oggi lunedì 31 luglio 2017, dopo 2 giorni di stop, vengo con un altro video. Come potete vedere, oggi si parla di un unboxing di un prodotto targato Marvel. Sapete che io non amo granché la Marvel, però questo prodotto mi è stato omaggiato nella The Fan Box del mese di giugno 2017 a tema DC vs Marvel e della Mecha Scalers. Praticamente è Thor, come potete vedere. Questo è tutto scritto in inglese, però dall'immagine possiamo capire che è una poggi, cioè Thor, come può essere messo sul filo del microfono, sul filo delle cuffie e addirittura sulla collana o sugli occhiali da leggere, non so se è così. Qui è in inglese. È un prodotto originale targato Marvel, come potete vedere, che io non so il reale prezzo di questo oggetto, ma essendo un prodotto penso che in Italia non è commerciabile, cioè non viene proprio essere commerciato, non so su eBay, su altri siti, questo quanto può rimanere, diciamo, il prezzo reale, perché io l'ho avuto in omaggio con la fan box di giugno. Io ora torno, apro senza che perdiamo tempo e poi ne parliamo di questo video, diciamo così. A tra poco. Eccomi qui. Non la volevo distruggere, ma alla fine l'ho distrutta e possiamo prendere l'oggetto che è dentro, sperando. Ma c'è una specie di... Vediamo un po'. Ecco. L'oggetto così. Quindi abbiamo la cosa, vedete? Si è rotta. Ah, è vero, dagli 8 anni in più questo oggetto. Qui c'è la Marvel. Allora, si presenta così. C'è questa asta che mantiene le mani, diciamo, di Thor. Anche se non è un action figure, un gashapon, roba del genere, Thor è stato fatto bene, secondo me. Io non conoscevo la versione Marvel di Thor, quindi non mi ricordavo. Comunque è stata fatta bene. Ricordo che Thor è un vichingo della mitologia scandinava, quindi è un... Ora non so se era un re vichingo, però non so, non abbiamo prove, certezze nella realtà che il personaggio Thor sembrerebbe esistito, però penso che, se non mi sbaglio, era una divinità, o mi sembra una divinità, ho sbagliato io, una divinità del tuono, del fulmine. E praticamente qui Thor, la lunga l'asta, qui si mettono dove questo coso che si toglie, praticamente si mettono i fili e voi me lo mettete. Attaccati i fili del microfono, i fili delle cuffie, portocchiali, eccetera, eccetera. Questo ovviamente è un prodotto per collezionismo, non penso per giocare, quindi dice dagli 8 anni in su. E la marca deve essere la Mecha Scalers. Io ora non so, qui è un po' rovinato il martello. Ah, ricordo che la DC nei fumetti, cioè praticamente nei fumetti di Thor,
compare un cameo, anzi, una crossover con Wonder Woman. Thor vs Wonder Woman, non mi ricordo bene. E praticamente c'è Wonder Woman che insieme a Thor, stranamente, non so, non ho capito perché hanno fatto questo crossover. Il mantello è così, le scarpe gialle, io non so se riuscite a vedere, è un po' rovinato il martello, vedete? Gli occhi, l'elmo, i capelli biondi, come sapete i vichinghi vengono dalla Scandinavia, sono biondi, hanno i capelli lunghi, la faccia un po' arrabbiata, muscoloso, quindi lui fa così. Ora non so se riusciamo a metterlo, no, così. Boh, non lo so. Ah, sì, regge. Allora, come avete potuto vedere, questo gadget è uscito nella fanbox di giugno 2017, ripeto, DC, a tema DC vs Marvel. Io non so, io l'ho avuto nella fanbox, ma non so realmente quanto può costare. Può costare 14, 15, 15 euro, io non so bene. Poi io in Italia queste cose non lo so se sono in commercio, perché la scatola e la confezione è scritta tutto in inglese, quindi non so se è un prodotto anglosassone, cioè nel mondo anglosassone, Canada, Stati Uniti d'America del Nord, Inghilterra, poi che abbiamo più Scozia, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, lì è commerciabile, cioè è in commercio, mentre nel resto d'Europa penso di no, cioè può essere pure che ci sia in Italia, però io non so se a dire la verità, ripeto, io non sono un gran fan della Marvel, quindi assolutamente non so bene. Io in Italia, a Firenze, non ho mai visto nei negozi questo oggetto di Thor o di altri personaggi della Marvel. E ricordo che è un oggetto che si può mettere sul microfono, sul filo del microfono, sul filo delle cuffie, e qui dove ci sono gli occhiali, quelle cose tipo portaocchiali, non so se avete presente quelle cose che mettete al collo e vi reggono gli occhiali. Ora non so bene, gli occhiali da vista, non so bene come si chiamano, e quindi ve li faccio vedere. Un po' rotta la confezione. Thor va bene così. Nell'altra fanbox è uscito Thor, quindi non so bene se questo di questa serie, a parte Thor, ci sono altri personaggi della Marvel, ma non lo so. Guerriere e guerriere Sailor, finisco con la recensione di questo prodotto Marvel dedicato a Thor. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, Facebook, Telegram, Snapchat, eccetera, eccetera, i Twitter, Instagram, quello che volete. Mentre sempre nell'info box volevo dire, ci sono i canali dei ragazzi del Sailor Team. Se volete farmi delle domande, non so se qui comparirà dove il mio dito, qui dove la mia mano, qui c'è l'hashtag, se volete farmi delle domande, se lo rasca, hashtag se lo rasca. Noi ci vedremo domani, forse con video a tema Disney, penso, ora devo controllare il palinsesto, non mi ricordo. Guerriere e guerriere Sailor, grazie per aver ricevuto, cioè visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un tema diverso da Marvel, DC, Sailor Moon, anime giapponese, eccetera, manga giapponese, eccetera, eccetera, perché torno a parlare di nuovo della Walt Disney. Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, ciao!